Ministro, il Piemonte torna a questo appuntamento londinese. Piemonte che per quanto riguarda l'aerospace è partito, e lei lo diceva anche nel suo incontro, molti anni fa. Allora, la sua visione di questo settore e quanto è importante il vostro continuo sostegno a questo mondo? Questo è un settore tecnologicamente molto avanzato, in cui l'Italia ancora dice molto e ancora da dire, diciamo, può dire ancora di più nel futuro. Il Piemonte su questo si è mosso con estrema intelligenza, ha ovviamente una tradizione, ha grandi aziende che lavorano sull'aerospazio, però ha anche una ricchissima piccola e media impresa che su questo tema sta creando innovazione e lavoro. Dicevo che si è mosso con intelligenza perché, girando io da un po' di tempo in questi saloni internazionali, avevo verificato già anni fa che il Piemonte è stato il primo a creare un distretto e quindi a dare l'occasione a piccole e medie imprese che da sole non avrebbero potuto sostenere il costo economico di uno stand di essere qui presenti con le loro produzioni. La verifica che ho fatto oggi parlando con i rappresentanti delle diverse imprese è che l'occasione di questi saloni è importante, non solo perché consente di mettere in mostra quello che sappiamo fare e quindi di avere occasione di clienti e quindi di business, ma anche perché consente di capire dove sta andando il mercato e quindi anche di mettere a punto nuove strategie delle singole imprese. Quindi mi piace, insomma, questo modo del Piemonte di presentarsi come sistema, ed è il modo che dovrebbe avere un po' sempre l'Italia, quello di presentarsi come sistema per riuscire a bucare il mondo.